cosa serve una mostra del genere? Io questo è il racconto di tanti anni della mia vita, non è solo la vita di Palermo, è la vita mia. Io sono Palermo, io sono questa gente, i morti ammazzati, i delinquenti, le vittime, il giudice Terranova ammazzato, Falcone, Giovanni Falcone, che abbiamo amato tanto. Allora, sono grata a voi che avete allestito una mostra molto bella, credimi. Dirigiamo con Roberto e altri il centro di fotografia a Palermo, ma una mostra così è bella. Io la guardo, dico, è messa bene e vi ringrazio molto. Lo spazio è bello e sento che c'è stata un'attenzione anche nella scelta, nel come mettere le foto. Vi ringrazio. La cosa che mi emoziona è la cittadinanza che io vorrei dedicare a una persona, al mio sindaco Leolo Corlando. Lui è un esempio, con tutti gli errori che può fare un essere umano, che ci prova, questo, capito? Dobbiamo provarci. Poi ci sono i mascalzoni che magari vincono su di noi, però noi ci abbiamo almeno provato, la resistenza c'è stata. Ma con felicità, con allegria, cercando le cose belle, non solo, cercando di creare altre cose belle oltre quello che va succedendo, però sempre con correttezza, senza mai cedere, mai cedere alla vanità, alla proposta inquietante. Io cerco di vivere con rispetto, ecco questo. L'antidoto è fare il proprio dovere, sognare e vivere la bellezza, la lealtà, cercare la giustizia. Questo è l'antidoto ai mascalzoni. Essere qui è un po' come il riposo del guerriero, non so come trovarmi in un posto confortevole, con gente che capisce e che mi accoglie. Mi fa piangere. Una cittadina di Livorno. Sarà onoraria, sarà quello che vale, però c'è un senso. E ringrazio la Giunta, tutti, pure quelli dell'opposizione. Grazie. Considerato che il prestigio della persona, riconosciuto in tutta Italia e in tutto il mondo, e l'importanza del suo impegno civile espresso nell'ambito dell'antimafia e della ricerca di giustizia sociale tramite l'esercizio di una professione, quella della fotoreporter, nella quale ha valorizzato i principi fondanti della coesione sociale, onorano la città di Livorno e motivano che la stessa sia annoverata tra i suoi cittadini. Il Consiglio Comunale conferisce in data 17 gennaio 2019 la cittadinanza onoraria di Livorno a Letizia Battaglia. Da bambina volevo fare la scrittrice, volevo scrivere. Poi mi sono sposata a 16 anni, non ho potuto né studiare né lavorare, non potevo fare niente. A 37 anni ho cominciato a collaborare con il giornale L'Ora di Palermo, giornale comunista, antirazzista, antifascista, antimafioso. Ero lì con la macchina fotografica a documentare anni incredibilmente duri, incredibilmente pesanti, non solo per chi veniva coinvolto, ma per tutta una città. Eravamo angosciati, la notte non si usciva. Sono stati anni, anni pesanti. La mafia da Corleone arrivò a Palermo, incontrò la mafia di Palermo, si fecero guerre fra di loro. Poi i vincitori erano i corleonesi, incominciarono a distruggere coloro che lottavano, che toccavano il loro interesse principale, che erano i soldi. Chiunque cercava giustizia, chiunque,
Molti di quelli che cercavano giustizia furono ammazzati ed erano poliziotti, giudici, medici, persone che in qualche modo avevano incontrato la mafia. E noi eravamo là, io ero la prima donna, non sono mai stata assunta, era lavoro nero, bisogna dirlo, lavoro nero. Per 19 anni ho lavorato come fotografo a lavoro nero. Però ero, questo giornale mi ha dato molte occasioni di lavorare, perché è un giornale che lottava. Difatti abbiamo avuto 2-3 giornalisti ammazzati all'interno della redazione. Io ero una donna, naturalmente non fu facile per me, ero biondina allora, non ero così, ero biondina. Vestivo come si vestiva allora, con le gonne così, i zoccoloni, non ero credibile, però piano piano sia la polizia, sia la gente, sia i colleghi si sono ricreduti, perché io le foto le facevo meglio degli altri, perché stavo di più, perché lavoravo tanto, e difatti ho un archivio che ancora continuo a esaminare e da dove traggo fotografie. Ho incominciato a fotografare a circa 40 anni ed è andata così, è andata bene, nel senso che ho avuto dei supporti dentro di me che io sconoscevo, per cui la composizione, queste cose che di cui certe volte me ne sono fregata, perché in quel momento erano momenti molto difficili, spesso quando ho fotografato. Un fotografo ignorante, ma anche un musicista ignorante, cioè non va molto avanti. Perché il talento ha anche bisogno di sostegno, di maestri, abbiamo bisogno di maestri, non basta il talento da solo, perché se sei ignorante e non hai un riferimento, penserai che stai facendo una buona foto e magari è bella, ma l'hanno già fatta tutti, come il famoso tramonto, e l'albero bello, e la ragazza bella, e il bambino che piange. E allora bisogna, il talento deve essere sostenuto da una ricerca continua, da una disciplina e da una umiltà, che non è essere umile, ma è cercare di capire quando stiamo sbagliando e facendosi aiutare anche dal giudizio degli altri. E quando vengono i ragazzi e le ragazze al centro e parliamo un poco, loro vogliono sapere come diventeranno bravi, cosa devono fare per diventare bravi. Io dico semplicemente che devono essere quello che sono, devono nel momento in cui scattano, devono fare vibrare quello che loro sono. Se sono cattivi, devono fare foto cattive. Se sono compassionevoli, devono trovare la strada per raccontare. Non è facile, perché se fai 100 foto, poi finalmente magari riesci a fare quella foto che racconta te stessa. Ecco, cos'è una fotografia in realtà? Quello per cui, no, quello in cui voglio credere. Cioè, se io fotografo il morto ammazzato e io ho pietà di questo morto, ho rabbia perché è stato uno che ha ammazzato, non so, ecco, questo deve venire fuori. Io comunque ho sempre rispettato e onorato i momenti della morte di chiunque. Rispetto. Fotografare con rispetto, anche il mafioso incatenato, non cercare di rendere persona, è complicato dire. Io ho fotografato Leo Luca Bagarella, che era inferocito di questa 80 omicidi, Leo Luca Bagarella, famoso killer, che fu arrestato, e lui era inferocito di questo arresto e trovò davanti a sé una donna giovane
con la macchina fotografica. Lui mi sferrò un calcio che non mi colpì. Io avevo scattato e cadde all'indietro. Ma secondo me la foto che io ho fatto a Bagarella non lo offende. Io non voglio offendere nessuno. Ma neanche lo sublima. Non posso sublimare un assassino, ma non voglio offendere nessuno. Per cui come si fa a fotografare, a essere bravi fotografi, quando si è bravi fotografi? È molto difficile, molto complicato dirlo, dipende. Per esempio, i fotografi che vanno a fotografare la guerra, famosi, sono tutti famosi quelli che vanno a fare la guerra, vanno a fare la guerra, fotografano tragedie, poi ritornano a casa, sviluppano, vendono il servizio, per cui è un'attitudine diversa da quella di persone come noi che rimanevano là a Palermo e uscivano da casa e forse avevano un po' paura o tanta paura, perché continuavamo a stare lì nella guerra civile. Fotografare con audacia, con rispetto, è un'avventura meravigliosa che io ho potuto vivere, quella di raccontare con una macchina fotografica me stessa e la mia realtà. Non ho mai usato il teleobiettivo e non usavo neanche il 50 millimetri, non capisco niente di macchine. Ho usato sempre il grandangolo. Ho usato sempre il grandangolo che mi obbliga ad andare vicino al soggetto. Questo crea qualcosa di forte, una comunione forte, uno scambiarsi gli sguardi. Io sono là, come donna ho avuto delle difficoltà, quando ero nel mondo degli uomini. Ma quando sono entrata nelle case delle donne, le donne con problemi, bambini così, sono stata avvantaggiata, perché le donne hanno avuto fiducia in me. Mentre nel mondo degli uomini, quello della polizia, quello dei morti ammazzati, degli arrestati, dei processi, ogni volta era una battaglia, superare il poliziotto di turno che faceva passare tutti e meno me, non posso dimenticare questo braccio che mi sposta. Io a un certo punto della mia storia fotografica sono scappata da Palermo, sono andata a vivere in una città bella, famosa, che si chiama Parigi, e mi sono chiusa in una casa e per un anno non ho visto quasi niente di Parigi. Avevo visto troppo, dopo Falcone e Borsellino, dopo Padre Puglisi, non reggevo più l'avanzata politica volgare. Avevamo lottato, gente era morta, non si può resistere a tanto orrore, non si può resistere a vedere sempre persone inanimate per terra che non avranno mai più vita, con la bocca aperta allo sbaraglio, perché quando noi moriamo, che è anche una cosa importante della nostra vita, forse è giusto che siamo cautelati, protetti dall'amore di chi ci sta intorno, e questi sono per la strada, sono in genere uccisi per la strada, col sangue che scola e dentro una macchina, davanti a tutti, i bambini che guardano, ed è diventa come una specie di tragedia siciliana, non possiamo dire greca. Ecco, volevo parlare di Mattarella. Allora, era il 1980, io e Franco Zecchin, un altro fotografo ed era il mio compagno del periodo, di allora. Eravamo andati a Villa Sperlinga, che è un giardino di Palermo dove la domenica
intellettuali di sinistra, così ci incontravamo, bevevamo qualcosa. Era l'Epifania, era l'una e qualcosa, e decidiamo di ritornare con una vecchia 600 comprata, usata. In Via Libertà, per chi conosce Palermo, Via Libertà vediamo un piccolo mucchio di persone, ma piccolo, che sono 6-7 persone, intorno a una macchina. In genere, subito abbiamo pensato all'incidente stradale, perché era una macchina messa verso il cancello, verso il muro, non era in mezzo alla strada. Però scendiamo, stranamente, perché mi capitava di tutto, ho la pellicola dentro la macchina, c'era anche Franco, e scendiamo dalla macchina, fermiamo, scendiamo dalla macchina, andiamo là. Vedo che c'è un po' di movimento e scatto dentro la macchina, vedo che tirano fuori qualcuno che poteva essersi sentito male, secondi, e c'è un altro che lo tira, c'è una ragazza dentro la macchina con le mani così, c'è una donna che urla fuori. Dopo pochi secondi, dopo un minuto, sappiamo che il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, è stato ammazzato dai killer che erano partiti poco prima, il tempo di uscirlo fuori, quei pochi secondi, secondo me, di quando siamo arrivati noi. E dentro questa macchina l'uomo viene tirato fuori da un uomo abbastanza giovane, con i capelli al vento, che era il nostro attuale Presidente della Repubblica. E quando fu eletto lui Presidente, io pensai, lui ci aiuta, perché lui ha vissuto quello che abbiamo vissuto noi. Poi un Presidente non so quanto possa fare in realtà, però è una persona che ogni volta che la vedo la ricordo in quel momento con il fratello fra le braccia, che non era ancora morto, è morto proprio l'attimo dopo, era ancora vivo. Ecco, questa foto, 20 anni, quanti anni sono passati? Tanti anni. Questa foto, quando è stato eletto Presidente della Repubblica, è diventata un'altra cosa, perché prima era la foto di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione, ammazzato dalla mafia, da killer che si disse che erano killer fascisti, comunque non si è mai saputo. Dopo tanti anni questa foto acquista un altro significato ulteriore. Il Presidente della Repubblica ha vissuto quella storia. Palermo si sta svegliando, la gente vuole essere felice, la gente vuole incontrare la cultura, vuole incontrare la giustizia, e questo è già tanto. Per me Palermo è come una bambina che vuole crescere, vuole diventare grande, vuole fare la maestra quando è grande, quando sarà grande, o la dottoressa o la parrucchiera, sogna di essere una principessa, sogna di diventare una persona felice. Ecco, le bambine sognano, Palermo ha sognato per tanti anni, e in questi ultimissimi anni qualcosa si sta realizzando. La mafia c'è sempre, la mafia è presente, e anche se nascosta sotto vesti politiche o di giustizia, o ovunque la mafia si nasconde, anche sotto... vabbè. Era successo che avevano ammazzato un signore, e un bambino poche ore dopo è stato ammazzato perché aveva visto chi aveva sparato. Il bambino ammazzato era in una pozza di sangue, ed io con il colore rosso, ecco, ho pensato non farò mai più colore, però ho questa foto, e questa foto la devo mostrare, perché la gente pensa che la mafia si sia addormentata, che la mafia sia buona, sia cambiata. No, la mafia è crudele, vuole solo soldi, vuole solo potere,
e non gliene frega niente né dei bambini né delle donne, sono tutte barzellette. La fotografia è un'emanazione di me stessa che si compone, che si unisce al mondo. Vuol dire che hai vissuto una vita e gli altri si sono accorti di questa vita. Questo è molto emozionante, molto... Vorrei che chi vedrà questa mostra ricordi, attraverso le sue immagini così crude, l'insegnamento che il futuro si costruisce anche sulla consapevolezza del dolore e dell'ingiustizia. Grazie a tutti.